digitale è una realtà in piena ebollizione. Ogni anno sono più di 150 i progetti innovativi e le nuove start-up che passano attraverso il Demo Center, uno dei principali incubatori di nuove realtà lavorative presenti sul territorio. Wow. Versare in una ciotola 300 grammi di creatività. Le imprese creative a Modena sono il 7% delle imprese totali e un quarto di queste appartiene al settore digital, che da solo assorbe il 32% dei lavoratori della creatività. Un esempio? Imbuki, una piattaforma web che consente di editare ebook che possono essere vissuti in modo coinvolgente. Chi avrebbe mai detto che un libro potesse adattarsi al proprio stato d'animo e all'ambiente circostante? Curioso e al tempo stesso ingegnoso, l'esperimento di Milky Way, che sfrutta particolari materiali nel campo della mobilità a due ruote, sperimentando con l'ingegneria meccanica. Mescolare con 250 grammi di connettività. Con una generosa dose di condivisione, nascono ovunque spazi di lavoro condiviso o co-working come i Fab Lab, piccoli laboratori che vogliono favorire la creatività e il do it yourself. Il sapore della connettività appartiene a Speaky, strumento social ispirato al più famoso Groupon, attraverso il quale le aziende possono promuovere senza intermediari i propri prodotti, servizi o eventi. Aggiungere 4 cucchiai di globalizzazione e infornare. Il mondo del lavoro digitale opera su scala globale. Hanno sede a Modena, ma hanno partner, fornitori, collaboratori e soprattutto clienti in tutto il mondo. RCRN Community, gruppo di sviluppatori indipendenti sparsi ai 4 angoli del pianeta, America, Finlandia, Germania e Modena, ha creato un software per migliorare le performance delle immagini dei giochi virtuali, scaricato da oltre 200.000 persone al mondo. La ricetta del lavoro digitale è quindi un impasto di tanti spunti e idee in fermento. Come in tutte le ricette, immancabile è un ingrediente segreto, una spolverata di competitività, un'aggiunta di infrastrutture e una miscela di determinazione e immaginazione. Cosa può fare Modena per dare ai giovani la possibilità e le competenze per orientarsi in questo variegato universo? Infrastrutture? Risorse tecnologiche? Qualità della vita? La discussione è servita.